Allora, un cordiale saluto a tutti da Claudio Boscolo di Italian Wings. Sono qui in compagnia di Giorgio Sernagiotto, pilota del team Cetilar Villorba Corse. E allora, Giorgio, grazie innanzitutto di aver accettato la nostra proposta di intervista. Grazie E niente, come ti sei avvicinato al motorsport? a voi. Ma io vengo da una famiglia di addicted al mondo del motorsport. Mio papà era un preparatore di auto da rally, quindi sono nato in officina, proprio qui in provincia di Treviso, a Crano di San Marco, dove tuttora abito. E quindi, nato e cresciuto nel mondo del rally, non potevo che appassionarmi a questo mondo. E poi, come succede a molti figli di chi appunto lavora già nell'ambiente, ho cominciato a correre nei go-kart all'età di 9 anni e da lì, passo dopo passo, sono riuscito a costruirmi una carriera che va avanti tuttora. Tra l'altro quest'anno festeggio i 25 anni di carriera. Complimenti. Com'è nato il progetto Villorba? Ma la storia è divertente. Nel 2010 mi chiamò allora Motoferrari a fare una giornata di coaching per un cliente a Barcellona, era ottobre del 2010, quindi esattamente 8 anni fa. E mi disse: Giorgio, c'è da seguire un pilota, vieni qua, va bene, ok, andiamo, come facevamo tante giornate in quel periodo. Arrivo lì e trovo questo signore basso, toscano, che era alle primissime armi, anzi non aveva mai guidato un'automobile da corsa, e voleva guidare una Ferrari F430 Challenge. Abbiamo fatto 2 giorni insieme a Barcellona, appunto, con la 430 Challenge. Io e Roberto Lacorte, e da lì è nato un rapporto particolare, in quanto innanzitutto è andato molto bene quelle 2 giornate, nonostante fosse praticamente il suo debutto assoluto su un'automobile da corsa. Si è trovato molto bene con il mio stile sia di insegnamento che di approccio al mondo del motorsport. Quindi si è rimasti in contatto per circa un annetto, e poi un anno dopo, proprio poco prima del Natale 2011, ricevo questa chiamata e mi fa: Giorgio, ti ricordi di me? Sì, un anno fa. Sai, ho un sogno, voglio arrivare alla 24 ore di Le Mans. Ah, sì, anch'io ne ho tanti di sogni, no? Tu sei l'uomo giusto, perché secondo me insieme possiamo fare grandi cose. Non l'ho presi molto sul serio, sinceramente, perché mi sembrava una classica chiamata da periodo spritz o da aperitivo, no? Quello che faccio anch'io oggi. E invece era tutto vero, lui aveva questa determinazione che probabilmente ci aveva messo un anno per elaborarla, e poco alla volta abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto. Abbiamo fatto il primo anno nel campionato italiano Turismo Endurance con un Alfa Romeo GT con Max Segalini, un caro amico che ancora oggi frequentiamo, e poi nel 2013 invece abbiamo partorito proprio anche il claim Road to Le Mans, passando con i prototipi CN 2019 con Tatus, partecipando al campionato europeo il VDV. E da lì praticamente abbiamo veramente cominciato a lavorare in ottica endurance, in ottica prototipi, facendo poi tutta quella che era la trafila per arrivare ad un certo livello. Io già correvo nei campionati Ferrari Challenge, nel trofeo Maserati, correvo in quelle categorie lì, dove tra l'altro vincevo e andavo benissimo. E la proposta di Roberto per me è stata un po' pericolosa, nel senso che io ero nella mia comfort zone, stavo bene, nei miei monomarca, avevo vinto l'anno prima, avevo vinto il trofeo Pirelli. Però anch'io mi rendevo conto che forse avevo un sogno da portare a termine, che era quello della 24 ore di Le Mans. Ho detto: rischiamo e vediamo cosa viene fuori. Alla fine, a 24 ore, ci siete Alla arrivati. fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche di fronte a tantissime critiche che ricevetti all'epoca, nel senso che sia le persone che mi stavano vicino, che tanti miei amici o persone che mi seguivano, mi dicevano: ma a che senso ha? Cioè, tu stai bene, no? Corri nel Challenge, corri nel trofeo Maserati, hai delle opportunità per andare in GT con il GT3 o addirittura qualcosa in più. Però io me la sentivo, dicevo: va, ok, sì, ma GT bellissimo, una figata, però quelle macchine bellissime, colorate, quei prototipi che io sognavo a fine degli anni 80, quando ero piccolino, mi davano qualcosa di particolare. Ci ho creduto, ho rischiato molto. Ricevetti anche un sacco di critiche da degli haters, no? Quando abbiamo cominciato a comunicare questo nostro progetto Road to Le Mans. Mi ricordo benissimo, ero attaccato, la gente diceva: tutti si è montato la testa, sei un pazzo, non avete ancora fatto niente. E posso anche capirli, nel senso che da fuori poteva essere qualcosa di esagerato,
Ma io avevo capito che tipo era Roberto, sapevo quelle che erano le potenzialità anche del Roberto Lacorte pilota, sapevo quello che potevo dare io come pilota e avevo tanta voglia di dimostrarlo e forse anche avevo capito che avrei potuto fargli fare una crescita anche dal punto di vista, non dico manageriale, ma comunque di scelte corretta e che oggi posso dire di aver fatto bene. Benissimo, invece con Belicchi come vi siete conosciuti? Belicchi lo conosco dal 96 perché eravamo compagni di squadra nei go-kart, lui è molto più vecchio di me, molto più vecchio di me, no non scherzo, è un po' più vecchio di me e correva nella categoria Formula A, nella 100 Formula A dell'epoca, io invece correvo nella Junior. E correvamo tutti e due per il team della PCR, che era un team di Piacenza. E io lo vedevo un po' come uno dei miei riferimenti, uno dei miei idoli del go-kart, perché era bravissimo e aveva uno stile di guida che a me piaceva da morire e io guidavo in modo abbastanza simile al suo. E lo prendevo proprio come riferimento. Da lì nacque una bella amicizia, che è continuata poi per i 20 anni successivi. E quando nel 2016 abbiamo cominciato a ragionare in ottica LMP2, quindi in ottica di avere un terzo pilota di esperienza che potesse anche aiutarci a gestire una gara così importante come la 24 ore di Le Mans e una vettura così importante come l'LMP2, io non ci ho aspettato neanche un secondo, ho detto ragazzi io ho l'uomo giusto. Si chiama Andrea Belicchi, ha fatto 7 anni di LMP1, è uno dei miei migliori amici, una persona squisita, è un pilota fortissimo ed è l'uomo giusto. E da lì nacque, gli ero presentato a Raimondo e Roberto e come mi aspettavo li ha conquistati e da lì è nata una bellissima collaborazione che tutt'oggi continua. Invece com'è stato il cambio con Nasr? Com'è avere un ex pilota di Formula 1 con cui condividere il sedile? Sicuramente è molto stimolante. Io sono molto contento che sia arrivato perché per me personalmente come pilota ho avuto l'opportunità di confrontarmi con probabilmente uno dei migliori piloti endurance al mondo. Vediamo quello che sta facendo in IMSA. Un grande pilota che ha dimostrato anche delle grandi cose in Formula 1, mi viene in mente Brasile 2016 con una Sauber azzoppata, eccetera, eccetera. Quindi avere un grande pilota di fianco è un grande stimolo anche per me. Ho già fatto 4 gare con lui, sono andato praticamente come lui, quindi per me è stata una soddisfazione gigantesca. Non vi nascondo che ero molto preoccupato quando doveva arrivare perché ero quasi convinto di prendermi delle bastonate, delle pettinate di un certo livello, invece alla fine è andata bene. Lui è un bravissimo ragazzo con cui si sta molto bene, a livello tecnico può portare un know-how americano interessante che ha portato, anche se purtroppo ben visto non è molto compatibile con la nostra motorizzazione e con la nostra vettura, e quello ahimè ci è un po' mancato, e però sicuramente è stato molto bello. Sono molto contento che sia arrivato, nonostante Andrea e Belicchi siano due migliori amici, comunque mi è mancato moltissimo e mi manca tuttora molto. Perfetto, com'è stato il primo impatto quando siete scesi dall'aereo a Le Mans? Cosa hai pensato in quel momento? È stato più bello di quello che pensavo, nel senso che io ero molto focalizzato sul discorso performance, su non far brutta figura, su quelle che potevano essere anche le caratteristiche di Roberto, perché io mi sento anche un po' responsabile di quello che fa Roberto in quanto suo coach dal primo minuto, quindi quello che fa lui praticamente sono io, e quindi però quello che veramente mi è successo quando siamo arrivati, è successo a me, è successo a Roberto e Andrea Belicchi ce l'ha confermato, succede ogni anno anche a lui che torna alle mani, l'incredibile rispetto che la gente prova nei confronti dei piloti. Un rispetto vero che lo vedi da come gli brillano gli occhi, da come ti guardano, da come ti parlano. Ed è stata la cosa che più mi è piaciuta, mi ha quasi commosso. Io stesso mi sentivo imbarazzato, nel senso che non mi sentivo all'altezza di quel rispetto che loro mi danno. Poi in realtà mi sono reso conto perché hanno quel rispetto, mentre stavo facendo la mia prima 24 ore di Le Mans, perché fare la 24 ore di Le Mans è veramente qualcosa di grande, qualcosa di importante, qualcosa di estremo, qualcosa anche di poco umano per certi aspetti, qualcosa di psicologicamente difficile, qualcosa di straordinariamente affascinante, qualcosa che ti segna per sempre. Come si vive una preparazione a una 24 ore?
Ci sono vari tipi, parlando più razionalmente c'è l'aspetto fisico, dove tra l'altro Roberto è un fissatissimo e fisicamente è preparatissimo, che per noi viene seguito da Formula Medicine, in particolar modo da Alessio Erra, che è il nostro fisioterapista, con cui abbiamo uno straordinario rapporto. Il dottor Ceccarelli ci segue una volta al mese e quello è molto importante, la seguiamo molto. La preparazione vera e propria comincia praticamente ad ottobre dell'anno prima della 24 ore di Le Mans, perché devi arrivare preparatissimo, cioè tu non puoi permetterti di cominciare 4-5 mesi prima perché il tuo corpo non reagirà. La preparazione poi, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, lo fai con la European Le Mans Series, quindi facendo tutte le gare del circuito a Caux, come stiamo facendo noi, nel bene e nel male, ovvero nel bene guidando le LMP2, nel male prendendoti anche a volte dei drive-thru o delle penalità dalla federazione o dalla Caux stessa, perché loro sono molto attenti a quelle che sono le regole. Ed è una cosa che inizialmente soffrivo un po', ma mi sono reso conto che invece per noi è stato veramente una manna dal cielo, perché quando tu sei abituato ad essere veramente molto regolare e molto corretto, quando poi sei in condizioni limite come quelle della 24 ore, ti trovi assolutamente più a tuo agio. Se dovessi anche gestire l'imparare le regole o gestire alcune regole durante la 24 ore di Le Mans, probabilmente il nostro cervello, che notoriamente per i piloti non è straordinariamente brillante, andrebbe assolutamente in tilt. Come si gestisce fisicamente una 24 ore a livello di gara? Riuscite ad avere comunque un tempo di riposo, di relax, per quanto si possa? Allora, noi abbiamo, nel primo anno, che poi abbiamo anche ripetuto quest'anno, insieme ai ragazzi ad Alessio e Formula Medicine, abbiamo un po' il nostro ciclo. Devi arrivare appunto assolutamente preparato, bere tantissimo la settimana prima, fai la pipì 20 volte al giorno, perché devi abituare il corpo ad accumulare un po' quelli che sono i liquidi per poi appunto espellerli durante la guida. Quando poi si comincia la gara vera e propria, come funziona? Fai il tuo stint di guida generalmente dura almeno un'ora e mezza, un'ora e 40, due ore. Sono arrivato a fare anche uno stint di oltre due ore e mezza, io nel 2017. Finito lo stint, dove devi assolutamente bere almeno un litro e mezzo di acqua. Io non ci riesco mai perché non bevo molto, devi cercare di farlo. Scendi dalla macchina, primo step immediato dopo aver appunto 5 minuti parlato con l'ingegnere. Ti cambi, doccia, così butti fuori tutte quelle che sono le tossine, così. Vai a mangiare subito, vai a mangiare qualcosa. Ci si veste subito da piloti, in modo che con tutte le cose asciutte, se dovesse succedere qualcosa, sei già quasi pronto. Ti mangi appunto qualcosa. Mi facevano mangiare continuamente durante le 24 ore, non tantissimo, ma continuamente, mangiavo sempre. E poi cosa succede? Circa un'ora e mezza prima di quando tu devi entrare in pista, calcola che più o meno c'è 4 ore di pausa, circa un'ora e mezza prima, ti mettono in stand-by, cioè ti mettono nel nostro spogliatoio che è dentro il camion, ti appoggi sulla sdraio, vestito già, io per esempio già mi metto anche gli auricolari così sto un pochettino più in silenzio, e tu puoi essere chiamato in qualsiasi momento, perché se il pilota che sta guidando in quel momento ha un problema, tu devi essere pronto in due minuti e mezzo, che è praticamente il giro, la fine del giro. E lì cerchi di abbioccarti un po', dormire un attimino se ci riesci, non ci riesci a dormire bene, però riesci a farti quei mezz'ora, 40 minuti di dormiveglia, che però sono importantissimi. Invece il ricordo più bello che hai di queste due 24 ore? La prima 24 ore sicuramente è quella che mi rimarrà più sul cuore, visto che la seconda è stata un casino. I ricordi sono decine, devo ancora sedimentare tutte le emozioni provate un anno e mezzo fa. Ma sicuramente la notte, il momento forse più intimo è stato proprio durante la notte, quando stai guidando bene, stai facendo dei buoni tempi ed entri nel flow. Tante volte mi dicevano: guarda, entrerai in un flusso, in qualcosa che io quasi non capivo, perché nelle gare standard, quando corri di giorno, così è difficile arrivare a quel livello di concentrazione o comunque di rischio stesso che può esserci. Alle mani è capitato, entri in un flow, proprio in un tunnel tutto tuo, dove sei estraniato da veramente dal pianeta Terra,
li guidi così bene, così naturalmente, ti senti veramente così tanto a tuo agio con quello che stai facendo che non vorresti mai finire. Lì non senti fatica, non senti fatica mentale, non senti nient'altro che la guida, la macchina, le vibrazioni, le strisce bianche al centro del rettilineo, delle lombarie. Quello forse è la cosa più bella. E la cosa più emozionante è quando Roberto alla fine delle 24 ore, uscito dal parco chiuso, è arrivato al box, mi ha abbracciato e si è messo a piangere. Lì mi ha detto: te l'avevo detto che ti avrei portato la 24 ore di Le Mans. E io ho aggiunto: cacchio, abbiamo anche finito la 24 ore, anche non in assoluti. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si parla della vittoria, tra virgolette, mutilata di quest'anno della Le Mans di Alonso, l'MP1 che girava praticamente da sola. Qual è il tuo pensiero sull'ibrido? E mi allaccio a quanto è successo nel weekend di Spa, è stata presentata la Mission H24 e il progetto idrogeno. Qual è il tuo pensiero sull'ecologia nel mondo dei motori? In realtà la domanda è divisa in due. Allora, la prima parte della vittoria mutilata non sono totalmente d'accordo, perché comunque Le Mans è Le Mans e sappiamo benissimo che al di là delle prestazioni devi arrivarci alla fine. E se vogliamo parlare di Alonso, l'ho visto guidare e secondo me è stato veramente un grande, perché anche confrontato con i suoi compagni di squadra ha fatto veramente un ottimo lavoro. È verissimo che non aveva dei veri e propri competitor, ma in questo momento storico per l'endurance, tutto sommato, ha fatto bene un po' a tutti. Ha fatto bene anche a chi non ha vinto la 24 ore, il fatto che abbia vinto la 24 ore la Toyota con Alonso. E per quanto riguarda invece l'altro aspetto, che è quello dell'evoluzione delle nuove trazioni, chiamiamole così, credo che l'endurance sia probabilmente più della Formula 1 una piattaforma su cui lavorare per poi portare la tecnologia nell'automobile tutti i giorni, perché si avvicina anche un po' di più a quello che noi facciamo dell'uso di un'automobile, nel senso che ci dobbiamo correre almeno 24 ore, quindi assomiglia un po' più a quello che è l'uso quasi quotidiano di un'automobile nella corsa. Sono anche d'accordo a mettere nuove tecnologie, perché sono quelle poi che giustificano anche nei CDA certi investimenti. Se mi posso permettere, ACO dovrebbe essere un po' meno performance oriented e dovrebbe essere un po' più team sponsor oriented, dovrebbe un pochettino ispirarsi a quello che fanno in America, non rimanere agli asti bilancieri come succede appunto in certe gare americane, però nemmeno lasciare totalmente questa libertà che ha un po' ammazzato il P1 negli anni scorsi. Trovare una via di mezzo intelligente potrebbe essere, secondo me, quello che io mi auguro possano fare. Pensate di riuscire a partecipare alla prossima 24 ore? Ce l'auguriamo, noi nel mondo ACO siamo visti bene, ci vogliono bene, perché comunque abbiamo portato qualcosa che prima non c'era, The Italian Spirit of Le Mans, un team italiano con i colori italiani, con un equipaggio quasi completamente italiano, quando c'era Andrea con una vettura italiana, tutti italiani. E questo a loro fa anche piacere, perché purtroppo l'endurance non è così potente in Italia e quindi a loro fa gioco. Ci vogliono bene, perché comunque a livello di comunicazione noi cerchiamo di investire molto, perché crediamo che la nostra specialità, l'endurance, sia una specialità bellissima e che potrebbe dare a livello anche di numeri, e che comincia a dare a livello di numeri delle grandi soddisfazioni. Detto questo, la commissione della CO che decide chi partecipa alla 24 ore di Le Mans, mi auguro metta sul piatto anche questo. Noi abbiamo fatto una bella 24 ore del 2017, una 24 ore di Le Mans 2018 spettacolare, dove appunto con l'incidente grosso che c'è stato e poi questo mezzo miracolo di rimettere in piedi la macchina, eccetera eccetera, comunque abbiamo lasciato il segno, ecco, da qualche punto di vista. Loro ci fanno l'occhiolino quando ci vedono, speriamo che non siano cattivi e che ci mantengano questa entry. Grazie a tutti di averci ascoltato, un saluto da Claudio. Grazie di essere venuti a casa nostra, di aver visto un po' del nostro reparto corse, e speriamo di fare un'altra uscita
del genere tra qualche mese, che vi raccontiamo un po' di gossip, di cui tra l'altro io sono già a conoscenza, ma non posso dirlo. Ciao. Grazie.